Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, video colorazione smalti autunno-inverno 2014-2015. Allora, in realtà non dovremmo dare delle date a tutto ciò, semplicemente per il fatto che le mode vanno e vengono, però alla fine le colorazioni resteranno nella storia sempre quelle, perché per quanto noi possiamo andare avanti con le mode, usciranno sempre mode nuove, alla fine dopo qualche mese, dopo un annetto, ci si dimentica di quella moda. Tipo l'anno scorso c'è stata la moda dello smalto caviale, Cavial, quindi questi pallini sulle unghie, oppure c'è stata la moda del peluche. Allora, a parte questo, alla fine le colorazioni resteranno sempre le stesse, a prescindere dalla moda. Quindi, sì, ci saranno sicuramente mode nuove, colorazioni che alla fine rientrano in quelle che sono già le basi, insomma. E niente, quindi detto questo. A prescindere dalle nuove mode, io oggi non vi farò vedere niente di wow, eclatante, celestiale, colorazioni celestiali, ma semplicemente vi farò vedere le colorazioni che secondo il mio gusto personale, ma credo che secondo il gusto personale di quasi tutte noi, queste colorazioni vanno benissimo per l'autunno-inverno, sono colorazioni che vanno proprio bene, 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 bene. Allora, vi faccio vedere subito gli smalti che ho scelto per diciamo l'autunno-inverno, nel senso che sono alla fine gli smalti che utilizzo di più nel periodo autunno-inverno. E niente, andiamo a vederli insieme. Non porto generalmente gli occhiali, solitamente gli occhiali, però oggi ho il viso abbastanza stanco, ho gli occhi abbastanza stanchi, quindi forse è meglio che metto gli occhiali perché non mi ci si può vedere. Vabbè. Allora, iniziamo. Io ho fatto qualche swatch. Allora, ho fatto degli swatch e queste sono le colorazioni che vi andrò a mostrare in questo momento. Ovviamente sono tutte di marche diverse, tutti acquistati da me, tranne uno che era nella My Beauty Box. Autunno-inverno, no, bugia. Ormai mi sono fissata con l'autunno-inverno. My Beauty Box di non so, 6-7 mesi fa. Allora, quindi a parte questo, vi faccio vedere subito gli smalti. Il primo è questo color malva che è davvero bello, 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 bello. Ed è di Benecos. È un malva tranquillo alla fine con un finish laccato. Resta abbastanza lucido, ha un'ottima tenuta. Il pennellino è di quelli piccini, nel senso non è non è il pennellino che piace a me, nel senso appunto non ha l'applicatore abbastanza cicciotto. Mi piacciono i pennellini di quelli un po' più grandi. Poi vi farò vedere uno smalto in particolare che appunto ha un mega pennellone, quindi mi piace perché è più comodo e è facile l'applicazione. Comunque, per quanto riguarda questo, ha bisogno di due passate, però è davvero un ottimo smalto ed è una bellissima colorazione, prettamente autunno-inverno. Allora, la colorazione è Dream On. E niente, prezzo dello smaltino, se non erro, intorno alle 3,90 euro, giù di lì. Quindi, andiamo avanti. Altro smaltino. Vi faccio vedere questo qui. Questo è di Mavala. Allora, questo appunto era nella My Beauty Box o Glossy Box, ora non ricordo esattamente quale. Comunque lo trovate facilmente da Douglas. Prezzo giù di lì intorno alle 5 euro, se non erro. E questo è il 163. Allora, non so se dalla videocamera rende, ma penso proprio di sì. Allora, è un nero grigio con dei micro riflessi e delle pearlescenze appunto argentate all'interno. Quindi l'effetto è molto, molto scintillante. Però allo stesso tempo, quando lo andate a indossare, resta comunque, resta tranquillo. Però sotto le luci ha questo effetto particolare, metallico. Bello, 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 bello. Quindi anche questo promosso per l'autunno-inverno. Allora, l'altro colore che mi piace indossare tanto è questo color taupe.
questo è di Mesauda ed è il numero 93. È un colore che è davvero carinissimo, facilmente abbinabile, poi soprattutto nel periodo autunno. È perfetto. No, nell'inverno, durante il periodo invernale, durante il periodo invernale preferisco i colori tipo il bordeaux, il rosso, insomma. Però questo è un colore davvero bello, 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 mi piace davvero tanto. Allora, quindi andiamo avanti, vi faccio vedere un blu che mi piace, però lo utilizzo difficilmente perché purtroppo è un colore che il blu in generale è un colore che tende a macchiare l'unghia. Ed è questo blu qui. Allora, questo è di Laila. Ceramic Effect. La colorazione è la 33. Indubbiamente bello invernale, anche estivo, cioè il blu è un colore che non ha proprio stagioni, però prettamente secondo il mio punto di vista invernale, perché comunque è un blu notte. Allora, bellissimo, tutto quello che vuoi, però purtroppo tende a macchiare l'unghia. Quindi io quando lo applico sono felicissima, ma quando lo devo rimuovere è una tragedia. Per questo mi piace, lo inserisco ugualmente negli smalti autunno-inverno, però lo applicherò tipo una volta all'anno, ecco. Per questo è ancora qui. Quindi andiamo avanti, vi faccio vedere un colore che mi è piaciuto tantissimo. Passiamo ai rossi, bordeaux, i maroncino. Allora, un colore che mi è piaciuto tantissimo l'anno scorso e assolutamente ho intenzione di rimetterlo quest'anno è questo qui di Colistar ed è cioccolato. Allora, questo costicchia parecchio, non ricordo esattamente il prezzo, però costicchia. Ed è appunto il numero 85, cioccolato. Allora, mi piace tanto, 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 e il colore è questo qui. Qui c'è una sfilza di maroncini. E il colore è questo qui, è proprio color cioccolato fondente. Buono. Allora, mi piace tanto, tanto, tanto. Resta lucido anche questo. Hanno tutti bene o male un finish laccato. Resta lucido ed è davvero bello, soprattutto duraturo. Ci sta, insomma, voglio dire, un Colistar. Ragazze, è incredibile. Io l'anno scorso l'ho utilizzato praticamente così tanto che cambiavo, cioè rimuovevo lo smalto e lo rimettevo, rimuovevo lo smalto e lo rimettevo, e questo mi durava per tipo 3 settimane, 4 settimane, cioè era incredibile davvero. Poi considerate che io fortunatamente ho un'ottima tenuta per quanto riguarda lo smalto, quindi davvero perfetto, bellissimo, straconsigliato. Se riuscite a trovarlo anche nel formato mini size, prendetelo, perché nel formato mini size penso costi intorno alle 5 euro più o meno. Questo non ricordo se costa intorno alle 12 euro, 13 euro. Non fate dirmi, non fate dirmi, non fate, non fate dirmi una cavolata. Non fate dirmi. Non mi fate dire una cavolata. Perché? Non mi fate dire una cavolata, non fate dirmi. Non so se non fate dirmi, non si può, si può dire, non si può dire. No, sto avendo un lapsus allucinante. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti sempre con i maroncini. Ve li faccio vedere insieme questi, altrimenti non finiamo più. Questi qui sono molto simili tra di loro. È inutile che vi faccio vedere gli swatch qui. Sono molto simili tra di loro, infatti, appena ve li avvicinerò alla videocamera, vi rendete conto che hanno solo una piccola differenza. Allora, questi appunto sono uno di Kiko ed è il 374. E l'altro è di Avon. Ed è il Wishand. Sì,
si leggerà poco. Allora, entrambi hanno un finish perlato. Comunque, sono praticamente quasi identici, tranne per il fatto che, allora, questo Diavon, come potete vedere, ha un sottotono rossastro, mentre questo qui ha un sottotono marroncino, però messi, anzi stesi, sono quasi identici. Unica pecca, quello di Kiko ha una pigmentazione un tantino più bassa, mentre quello di Avon alla prima stesura risulta abbastanza coprente, quindi comunque entrambi belli, entrambi pienamente autunnali, se non proprio direi invernali, appunto. Non mi veniva inverno, butti. Infine voglio parlarvi di questi quattro rossi, anzi due rossi e due bordeaux, che sono i colori che preferisco di più nell'autunno-inverno. E appunto, qui abbiamo un bella oggi, un altro bella oggi, un Mesauda e un Free Age. Allora, di bella oggi se ne sente parlare davvero poco qui su YouTube. Se ne sente parlare davvero poco qui su YouTube, però in realtà alcuni prodotti sono davvero buoni, tipo gli smaltini. E questi due in particolare, vi faccio vedere un rosso e un bordeaux, sono davvero carini, soprattutto per quanto riguarda l'applicatore, perché come piace a me, con una stesura che appunto facilita la stesura, perché hanno un pennellino, anzi un pennellone extra extra large. E quindi mi piacciono davvero tanto. Vi dico subito le colorazioni. Allora, lo 06 è il rosso, mentre il bordeaux è l'11. Il bordeaux è questo qui ed è davvero bello, ha dei riflessi davvero belli belli belli. E per finire un altro bordeaux e un altro rosso che mi piacciono davvero tanto. Uno è il Mesauda, ed è quello che indosso in questo momento. Effetto gel. Nella colorazione 310. Mentre questo qui è di Free Age ed è altrettanto davvero bello. Ha un effetto lucido carinissimo ed è davvero bello bello bello. Questa è la colorazione 08. Perfetto ragazzi e ragazze, allora io spero che il video vi sia stato utile. Lo so, non ci sono state colorazioni chissà, cioè non ci sono state colorazioni eclatanti, però alla fine sono colorazioni che utilizzeremo sempre, a prescindere, i rossi, i bordeaux e quant'altro. Allora, io spero nuovamente che il video vi sia stato utile, vi mando un mega bacione e al prossimo video. Ciao!